Allora, sperando che la wireless regga per la lezione, che oggi, se un giorno in cui ci serve la rete è oggi, l'idea di oggi, l'argomento di oggi, ricorderete, è quello di semplificarci la vita nella realizzazione di applicazioni JavaScript. Abbiamo visto la volta scorsa, almeno abbiamo cominciato a farci un'idea, no, di che cosa vuol dire, qual è il metodo di lavoro nella creazione di applicazioni lato client, in cui si combina la registrazione di gestori di eventi che avevamo ottenuto tramite questo onClick, questi attributi aggiuntivi da inserire nell'HTML, combinato con delle funzioni le quali, quando questi eventi sono scatenati, fanno del lavoro interagendo essenzialmente con il DOM del documento, no? E quindi abbiamo cominciato a conoscere le prime funzioni, le più importanti funzioni, no? Tipicamente di ricerca di elementi. Abbiamo accennato, ma non visto, la navigazione, dato un padre a figlio, eccetera, perché sappiamo che poi non useremo, e poi soprattutto lavorare con i contenuti del documento, quindi ad esempio il valore delle caselle di testo e lo stile, no, di determinati, di qualunque elemento del DOM, con cui possiamo leggere, scrivere e modificarli a nostro piacimento. Adesso, prima di andare avanti nel costruire esempi più complicati di questo, che sono quelli che poi tipicamente si vedono, tipo la convalida dei dati di un form prima dell'invio, tipo la comparsa e la scomparsa di blocchi di testo e cose di questo genere, per poi aprire la strada venerdì a contenuti che invece vengono caricati in modo asincrono mediante Ajax. Dicevo, prima di andare avanti in esempi più complessi, semplifichiamoci la vita e andiamo a vedere una libreria che fa il caso nostro, no? Una delle tante, ma la più diffusa libreria JavaScript, che ci permette di semplificare il lavoro. Ci semplifica enormemente il tipo di operazioni che normalmente si fanno, quindi la ricerca dell'elemento su cui agire, la modifica dell'elemento una volta che l'ho trovato e la registrazione di eventi opportuni nei giusti posti dell'HTML, che poi sono questi tre i mestieri che facciamo. Oltre che un quarto che è un po' nascosto, ma è quella gest della gestione un po' comoda degli elenchi di elementi. Cioè, immaginate di avere un elenco di voci, tutte le righe di una tabella, tutti i list item di una lista, tutti i paragrafi di un testo, tutti i titoli di una pagina e voler fare la stessa cosa su tutti, no? Allora, con il DOM è facile, document.getElementByName, by tag name, via tutti i div o tutti gli H3. Però poi è un oggetto di tipo lista, devi prendere uno per uno, eccetera, eccetera. No? Quindi molto spesso le operazioni da fare non sono su un singolo elemento, ma sono su un gruppo di elementi. Altro esempio, pensate, non so, prendo un sito a caso, ferma un attimo che sto cliccando, no, un sito a caso, ad esempio questo, in cui ho un menu e per tutte le voci del menu voglio fare un certo tipo di operazione. Quando ci clicco sopra succede una certa cosa, no? Allora io dovrò registrare quel gestore di evento per tutte le voci del menu, e quindi ripetere tante volte la stessa operazione. Allora, per farla breve, noi impariamo a fare queste cose facendoci aiutare dalla libreria che si chiama jQuery. jQuery è una delle 5 o 6 principali librerie JavaScript, è quella che secondo me è più diretta, una di quelle che sono più facili da imparare rapidamente e è una delle più diffuse tra l'altro per applicazioni. Adesso qui mi aiuto, no, rubando queste slide che sono anche abbastanza anzianotte, ma per quello ci serve, ci danno un'introduzione al principio di funzionamento di jQuery, ma poi passeremo subito agli esempi. Qui ci sono alcuni riferimenti ad altre librerie JavaScript che si possono trovare in giro. Ad esempio la U è molto famosa perché la Y sta per Yahoo, è la libreria JavaScript che è stata sviluppata dagli sviluppatori di Yahoo per il loro sito.
Altre. Diciamo che sono di tipi diversi, ma tutte condividono un concetto di base che è quello di semplificare le operazioni più frequenti. Come ragioniamo con jQuery? Entriamo nel concreto. Quasi tutte, almeno quasi tutte, diciamo, le istruzioni, o le funzioni che dovremmo scrivere, che normalmente dobbiamo scrivere in JavaScript, in particolare quelle che scriveremo usando le funzioni offerte dalla libreria jQuery, sappiamo già, constano di questi due passi. Trova degli elementi su cui devi lavorare e fai qualcosa su questi elementi, modificagli un attributo, registra un gestore di eventi e cose di questo genere. E quindi vediamo jQuery come risolve questi due problemi. Questi due problemi sono risolti attraverso l'uso di una sola funzione, quindi questa libreria definisce, con poi eccezioni ma marginali, una funzione sola, che si chiama jQuery. Quindi usando la libreria jQuery chiameremo qua e là la funzione jQuery aperta tonda, e poi in funzione dei parametri che daremo a questa funzione, lei farà certe cose. Tipicamente la funzione jQuery cerca e trova degli elementi all'interno del DOM, poi può fare altre cose. Per comodità di scrittura, la funzione jQuery ha anche un altro nome, e quest'altro nome si chiama dollaro. In JavaScript, cosa un po' strana, no? Il dollaro è un valido identificatore, è una lettera alfabetica, viene trattata come una lettera alfabetica. Quindi tu puoi avere una variabile che si chiama x, puoi avere una variabile che si chiama $3. Il dollaro viene trattato come una lettera alfabetica. Allora, gli sviluppatori di jQuery, ma questo è in comune a molte di queste librerie, hanno scelto questo nome strano, come anche scorciatoia, tutto sommato, per scrivere poco, visto che vedremo, la useremo 3 volte per ogni riga, di testo che scriviamo. Quindi si può scrivere jQuery aperta tonda oppure dollaro aperta tonda e sono in realtà la stessa funzione. Quindi possiamo usare la forma estesa o la forma abbreviata della stessa funzione, sono assolutamente equivalenti. Okay? È una questione di leggibilità versus sinteticità del codice. Ma avendo capito di cosa parliamo, non ci spaventiamo più e useremo la notazione corta, quella col dollaro. No? Quindi attenzione, non è una sintassi nuova, una roba strana che non conoscevamo, è il nome di una funzione che si chiama in questo modo strano. Quindi se vi dà fastidio, leggete, vedete scritto qua il nome di una funzione aperta tonda con i parametri. E questa è la forma più semplice di una chiamata alla funzione jQuery, detta anche dollaro, che è una chiamata in cui passo come parametro un selettore CSS. Quindi siamo dentro il codice JavaScript. Dentro il codice JavaScript chiamo la funzione jQuery passandogli come parametro un selettore CSS. Che cosa fa la funzione jQuery? Va a prendere tutti gli elementi della pagina corrente che corrispondono a quel selettore CSS lì, ne crea un elenco e me lo restituisce come risultato della chiamata funzione. Chiamo la funzione, le passo come parametro una stringa, lei mi restituisce un elenco. Un elenco di oggetti che rappresentano i vari elementi della pagina, ad esempio nel primo caso rappresenteranno un solo elemento, perché l'ho selezionato per id col cancelletto, quindi ce ne sarà uno solo, che ha id uguale nav. Tipicamente sarà il div che contiene gli elementi di navigazione, se dovessi fare dietrologia dietro il nome. Oppure nel secondo caso prenderebbe div cancelletto intro h2 tutti gli h2 che sono all'interno di un div che ha come id uguale intro. CSS, quindi nulla di nuovo, oppure tutti i link che sono all'interno del list item con class uguale current, ricordate che il punto indica la classe in CSS, che sono all'interno di presumibilmente un div che ha id uguale nav. Li seleziona tutti e me li restituisce. Mi restituisce una collezione di oggetti che corrispondono a questo criterio CSS. Poi quello che vedremo è che jQuery è più furbo del CSS stesso e quindi accetta una sintassi più evoluta rispetto a quella del CSS, no? Quindi è possibile fare dei selettori che usano dei costrutti che in CSS invece non sono supportati. E poi che cosa me ne faccio?
poi torniamo indietro ai selettori. Beh, ogni volta che chiamo una funzione, questa mi restituisce quella che lui chiama un oggetto di tipo jQuery collection, che è un array di tanti elementi. E poi, se voglio, li posso trattare uno per uno. Sono elementi, oggetti di tipo, di un tipo, di una classe speciale che si chiama anche lei jQuery, tanto per cambiare. Ma la cosa più interessante è, aspetta che vado avanti, è farci qualche cosa. Quindi, dollaro selettore mi restituisce una collection di oggetti. Questi oggetti rappresentano gli elementi del DOM che matchano, che corrispondono al selettore dato. Su questi elementi posso applicare i metodi dell'oggetto jQuery, e questi metodi tipicamente sono metodi per modificare o per leggere o per consultare gli attributi, i valori dell'elemento o degli elementi che sono stati ritornati dalla funzione. Quindi questo vuol dire, proviamo a leggerlo, cerca all'interno del documento, selettore CSS, lo span che ha come ID messaggio, MSG, e modifica la proprietà text sostituendola con questa. La proprietà text è il testo compreso tra span e barra span, questo era uno span, ok? Quindi tra span e barra span, qualunque cosa ci fosse scritta, viene buttata via e sostituita da questo. Quindi modifico il contenuto di uno span. Se anziché uno span fosse una casella di testo, anziché text userei val, il valore, vuol dire l'attributo value interno alla casella di testo. Oppure se non è solamente testo, tra span e barra span, non solamente testo puro, ma devo mettere l'HTML formattato, userò il metodo .html, che mi rimpiazza sempre il contenuto dell'elemento, ma lo rimpiazza non solo con testo puro, con un nodo di tipo testo, ma con un qualunque frammento di HTML che quindi può contenere dei tags al suo interno. E questo è un po', se vogliamo, drastico, no? Nel senso che butta via il contenuto e lo sostituisce con un contenuto nuovo. Nel caso in cui il selettore restituisca un elemento solo, sostituisce il testo interno a quell'elemento lì. Nel caso in cui il selettore invece sia restituisca più elementi, quindi ad esempio se anziché div cancelletto intro avessimo div.intro, quindi selezioniamo con una class che può essere appiccicata a più div della stessa pagina, allora in questo caso la modifica del testo contenuto o dell'HTML contenuto viene fatta su tutti, automaticamente su tutti gli elementi della lista. È come se ci fosse implicito, automatico, un ciclo che applica lo stesso metodo a tutti gli elementi della collection. Questo è molto comodo. Che siano 1, che siano 5, il codice che devo scrivere è lo stesso. Vabbè, dicevo, questa è la parte drastica, modifica il contenuto. Se no, posso fare cose più fini, ad esempio modificare degli attributi, qui in questo caso sta modificando l'indirizzo a cui puntano un link, quindi tutti i link di tipo di classe nav modifica l'attributo che si chiama href e sostituiscilo con questo valore. Oppure c'è anche una sintassi più complessa, che vedremo quando parleremo di Ajax, che permette di modificare più di un attributo per volta. Oppure rimuovi gli attributi. Gli attributi, quindi A, dentro la tag A ci sono, posso aggiungere e modificare questi attributi. Posso aggiungere, rimuovere o invertire la presenza di un class. E questo è fondamentale nell'animazione dinamica delle pagine. Cioè io quando faccio qualcosa su una pagina, ci sono dei pezzi di pagina che scompaiono, compaiono, cambiano colore di sfondo, vengono evidenziati oppure tornano non evidenziati, eccetera. E questo come lo faccio? Beh, io per quell'elemento lì preparo diverse classi, CSS, per mostrarlo o non mostrarlo, visibile o invisibile o nelle diverse forme evidenziate, e poi dinamicamente metto e tolgo queste classi in modo che il browser lo renderizzi in modo diverso a seconda delle azioni che faccio. È molto più comodo mettere e togliere delle classi il cui poi effetto visuale è definito nel file CSS che non, cosa che si può comunque fare, andare direttamente a modificare il CSS attraverso questo metodo .css applicato a un elemento. In questo caso dice tutti i paragrafi, cambia CSS e mettigli la proprietà font size 20 pixel.
si può fare, per carità, in realtà sarebbe molto più pulito dire a tutti i paragrafi applica a queste classi e poi nel file CSS esterno a quella classe definisco la proprietà font size 20 pixel, così se devo ritoccarla ho sempre, è sempre più facile andarsi a editare il file di stile che non tutti i punti in cui nel JavaScript è richiamata questa proprietà. E questo per modificare dei valori, poi andremo a vedere la documentazione e vediamo un po', no, l'elenco delle cose che si possono fare, questo solo per darvi un'idea della sintassi, no? Posso modificare dei valori, ma posso anche leggere i valori esistenti. Leggere i valori esistenti si fa normalmente con lo stesso, con gli stessi nomi di metodi, quasi sempre, che servono per cambiare i valori, ma semplicemente non si mette il valore nuovo. Ad esempio, HTML era il metodo che avevamo visto prima per dire cambia il contenuto, ciò che c'è contenuto dentro questo elemento. E nelle parentesi avevamo il nuovo contenuto. Quindi in questo caso nelle parentesi non c'è nulla, e allora questo metodo HTML, quando non c'è nulla tra parentesi, anziché impostare un nuovo valore, legge il valore esistente e me lo restituisce, diciamo sotto forma di stringa, anche se in JavaScript non si può dire. Lo restituisce e lo mettiamo in questa variabile, l'ASPI, l'ultimo valore del paragrafo, il valore dell'ultimo paragrafo. Così come ad esempio in questo caso l'atrsrc, atr era il metodo per cambiare l'attributo a un elemento, visto che per cambiare il valore di un attributo, di un elemento, visto che non c'è, c'è l'attributo ma non c'è il valore da assegnargli, lui anziché scrivere un nuovo valore che non c'è, legge quello esistente. Quindi lo stesso metodo, gli stessi metodi possono essere usati per leggere o per scrivere le proprietà. Normalmente la regola è che il metodo per scrivere c'ha il valore nuovo da scrivere, il metodo per leggere non ha il valore nuovo da scrivere, allora lui si comporta in lettura. Punto val è il metodo per ottenere il valore interno, no, l'attributo value delle caselle di testo, quindi in questo caso sta leggendo che cosa aveva scritto l'utente nella casella di testo input id uguale email. Fermiamoci qua per il momento. Allora, dove le trovo queste funzioni? Come faccio a orientarmi? Allora, innanzitutto partiamo da come fare a utilizzare questa libreria e andiamo sul sito jquery.com e ciò che troviamo è un, diciamo così, due cose ci servono: il link di download e questo capitolo della sezione di documentazione del sito. jQuery fisicamente che cos'è? È un grosso file JavaScript che definisce al suo interno le funzioni. Per poterlo usare, noi dobbiamo includere script all'interno delle nostre pagine, il sorgente della libreria JavaScript. Quindi ci dobbiamo scaricare questo, che è un file JS, e includerlo nel nostro, metterlo nel nostro progetto e includerlo dalle nostre pagine. Di questo ne esistono due versioni, quella che lui chiama production e quella che lui chiama development. Sono esattamente le stesse identiche istruzioni, con la differenza della dimensione: quello in development sono 300 kilobyte e quello in production sono solo 30 kilobyte. Che differenza c'è? La differenza è che nella versione production hanno tolto tutti gli spazi superflui, hanno tolto tutti i commenti e tutte le volte che c'era un nome di variabile significativo lungo l'hanno sostituiti con delle variabili che si chiamano A, B, C, D, E, F, G, Z, A1, A2, A3, A4. Ci sono dei programmi automatici per fare questa cosa, ovviamente, in modo da risparmiare sul numero di caratteri, e in più il risultato è stato compresso con gzip. Quindi lo stesso file ma più piccolo, e che vuol dire che il tempo di download per i nostri utenti è minore. Noi in fase di sviluppo usiamo la versione development perché è un pochino più leggibile e anche l'ambiente di sviluppo leader riesce a fare un minimo, un pelino di autocompletamento in più, no? Quindi adesso non ci interessa, basterà poi cambiare una riga e sostituire alla versione di sviluppo la versione di produzione, se andassimo in produzione, e di fatto per l'utente di una pagina web scaricare un file da 30k o da 300k cambia in termini, parecchio in termini di velocità di risposta del sito. Quindi noi scarichiamo la versione di sviluppo, development, di jQuery, che è, come vedete, un file
scritto in JavaScript da chi ha i buffi e i controbuffi per scrivere JavaScript, è lunghetto per carità, ma non è nulla di più che un file che viene scaricato e interpretato dal browser ogni volta che carichiamo una pagina. Allora, sta roba qui noi ce la salviamo, magari ce la salviamo nel nostro progetto che abbiamo già creato la volta scorsa, se riesco a ritrovarlo, dovrebbe essere My Documents, NetBeans, esercizio JavaScript, dentro web, facciamo magari un sottocartella JS, dentro cui mettiamo questo file. Quindi l'ho scaricato, sono 242 kilobyte, dice lui, e io nel mio progetto, in questa cartella JS, ho aggiunto questo file. E poi ovviamente la mia pagina HTML, quando vorrò usare le funzioni jQuery, come prima cosa richiamerò lo script js barra jQuery171.js e poi invece subito dopo richiamerò i miei script che definiscono le mie funzioni. Quindi per usare jQuery è molto semplice, noi magari possiamo prendere la pagina che abbiamo fatto la volta scorsa, index.jsp, quella della calcolatrice semplice, fatemela clonare con un nome nuovo, index 2 o index jq, così ci ricordiamo, e così cominciamo a rifare le stesse funzionalità vedendo come possiamo usare a nostro vantaggio la libreria jQuery. Vuol dire che, togliamo questo, come prima cosa tutte le pagine web che intendono utilizzare la libreria jQuery dovranno come prima cosa includere la libreria stessa. Includiamo js barra jQuery171. Quindi questa istruzione ci sarà sempre su tutte le nostre pagine. Includere la libreria non fa nulla. Poi dopo dovrò includere un altro file con i miei script che sono adatti alle operazioni da fare sulla pagina. Quindi questo è il primo passo. Questo file una volta scaricato ce lo teniamo. In realtà ci sono anche... vaffanbagno. L'ho chiuso troppo presto. Ci sono anche, se andate a vedere la documentazione, dei siti che offrono già lo scaricamento delle librerie jQuery, quindi anziché copiartela nel tuo progetto la fai caricare da un sito esterno o jQuery.com direttamente, o se no c'è sulla delivery net, sulla CDN, Content Delivery Network di Google ad esempio, no, i grossi siti di solito tengono già in hosting i file delle librerie più importanti, no? E questo può essere utile perché tipicamente lo scaricamento di un file da un grosso provider che ha mirror, no, copie in tutto il mondo, è più veloce che non far scaricare dal tuo sito esattamente lo stesso file, no? Il problema è quello. E anche perché se un utente viene sul tuo sito e ha già visitato in precedenza un sito che scarica sempre la stessa libreria da un sito centralizzato, ce l'ha già in cache e quindi non deve scaricarlo nuovamente da te. Quindi ci guadagna l'utente e ci guadagna il server. Ci guadagna anche la Google che sa quali utenti visitano quali siti e che cosa scaricano da queste, ma questo è un altro discorso. Però, se volete, potete scegliere appunto se prendo da una CDN di qualche provider oppure copiarlo in locale. Dopodiché, documentation è la parte fatta bene, anche la libreria è fatta bene, ma la parte di documentazione è fatta decisamente bene e ha tutte le funzioni che ci servono, organizzate per categoria, quindi questa API reference è ciò che ci servirà per andare a cercare e trovare le funzioni che ci servono. Ad esempio, vi dicevo, per cercare elementi c'è un sovrainsieme dei selettori CSS, quindi se andiamo a vedere selectors mi fa vedere quelli che sono tutti
i selettori possibili che possiamo passare come parametro alla funzione dollaro, alla funzione jQuery, per farci trovare gli elementi. Quindi c'è l'asterisco, ci sono selettori per gli attributi, e gli attributi possono essere l'attributo che ha un certo nome, che ha un certo valore, che contiene un certo valore, eccetera, tutte le checkbox. E poi ci sono qua e là delle sintassi che riconosciamo benissimo come essere quelle del CSS, quindi figlio di, che contiene una certa classe, lo spazio per dire un elemento contenuto all'interno di un altro, eccetera, eccetera. No? E selettore per id. Quindi c'è una sintassi più complessa di quella dei CSS, ma ispirata tranquillamente ai CSS. Quindi ad esempio first, poi uno pseudo selettore che in CSS non esiste, che dato un elenco di elementi mi seleziona solamente il primo. Quindi se noi volessimo una serie di paragrafi formattare in modo diverso il primo perché lo indentiamo a parte, eccetera, qui lo possiamo fare. E se cliccate su uno di su ciascuno diciamo così, voce, per quello dicevo che è fatta bene, c'è la documentazione che vi dice la chiamata come deve essere fatta, la spiegazione, e c'è sempre almeno un esempio, se non più di uno. Oltre al fatto che possono esserci anche dei commenti aggiunti da utenti che a volte possono chiarire le cose. Quindi la documentazione è effettivamente molto completa. E questa è la parte selector, cioè la parte che ci serve per trovare gli elementi. Poi che cosa ci posso fare su questi elementi? C'è scritto qua, posso modificarne gli attributi, posso modificarne gli stili, essenzialmente sono le due cose principali, posso attraversing navigare il DOM a partire da quegli elementi che ho trovato. Quindi se ho trovato tutti dei P vado a vedere il figlio di questi P, se contiene un link, andare a cercare cose aggiuntive. Ad esempio sui CSS, che è la parte preponderante del lavoro, aggiungere e togliere classi, abbiamo un metodo .css che mi permette di leggere il CSS dell'elemento se non gli passo nessun parametro. Vediamolo qua. CSS nome della proprietà, oppure CSS nome della proprietà virgola valore. Allora, nel primo caso nome della proprietà get the value, ove sta il property. Quindi se voglio sapere qual è la proprietà display di quell'elemento me lo dice. Se voglio modificarla uso l'altra forma, quella con un nome di proprietà di un valore, e allora in questo caso sets, no, imposta la proprietà. Questo è il metodo di basso livello, punto CSS. Poi ci sono metodi più di alto livello, tipo aggiungi una classe, determina se ha o non ha una certa classe, elimina una classe. Toggle class è molto utile perché se la classe non c'è la mette, se la mette la toglie. Se non ce la mette, se c'è già la toglie. E quindi questo serve tipicamente per dire rendi visibile o rendi invisibile, tipicamente, l'elemento, no? Molto comodo. Poi ci sono alcune proprietà legate alla posizione, al layout. Quindi possiamo modificare direttamente i CSS, oppure possiamo modificare le classi. Ricordiamo che ogni elemento può avere più di una classe specificata. Class uguale, classe 1, spazio classe 2, spazio classe 3, e gli effetti di queste classi si sommano tutti. Sugli attributi essenzialmente c'è il metodo attr, che legge, scrive, legge o modifica gli attributi. HTML è una sorta di attributo che è il contenuto dell'elemento. E val è invece quello che viene usato per leggere il valore degli elementi di input, essenzialmente, di tutti gli elementi dei form. Quindi se io ho un elemento che contiene del testo, il suo testo lo leggo con .text o .html. Se ho un elemento di un form lo leggo con val o lo scrivo con val. Se invece voglio modificare altri attributi c'è .attr che mi permette di farlo. Sono tutte cose che potevo già fare ovviamente prima col DOM direttamente, ma aggiungere, verificare se un attributo c'è o non c'è col DOM è abbastanza noioso, perché devi andare a prendere l'elenco degli attributi, quindi dall'elemento o attributes,
quello è un array, devo scandire le varie posizioni, in ciascuna posizione devo andare a prendere il name dell'oggetto puntato. Niente, non è mortale, ma è noioso. E questo ci, diciamo così, abbrevia di molto il lavoro. C'era, dove è finito? I form. Ah no, sugli eventi, ok. Ok. Quindi noi possiamo, proviamo ad andare a modificare il nostro esercizio. Il nostro esercizio in che cosa consisteva? Di incrementare un valore ogni volta che veniva premuto un tasto, ok? Allora, la pagina è sempre la stessa. Ci aggiungiamo un nuovo script, che adesso creiamo nella sottodirettiva JS, visto che ce l'abbiamo. Lo chiamiamo, fatemelo chiamare calcola JQ, così ci ricordiamo che è quello che usa jQuery, in cui definiamo, io modifico, per ora non modifico per nulla l'HTML, o quasi, e quindi devo definire una funzione che si chiama premuto. E la function premuto, cosa doveva fare? Doveva andare a prendere l'input, la casella che è id displayCalc e incrementarne il valore. Allora, in questo caso è molto più semplice perché basta che io vada a prendere la casella di input con id displayCalc, ne prendo il valore, facciamo due passaggi. Var valore uguale, incremento il valore e lo reimposto al suo posto. Il concetto è lo stesso, il ragionamento che faccio è lo stesso. La sintassi che uso è molto più breve, adesso in questo esempio la differenza non è neanche così tanto evidente. Però l'idea è, ho un elemento, questo elemento lo trovo con un selettore CSS e poi lo manipolo con i metodi applicati a quell'elemento. Ovviamente se voglio risparmiare battiture, io posso anche scrivere valore l'elemento, diciamo così, la casella di input, e posso fare una volta sola questa ricerca, anzi sarebbe preferibile perché è più efficiente, evita di cercare due volte il DOM, no? Poi queste sono, se vogliamo, piccole variazioni. Questo funziona nello stesso modo del precedente, adesso verifichiamo che sia vero. Infatti non funziona perché index.jq.jsp on click uguale premuto. Function premuto. Cosa c'è che non va? Lo facciamo dire. Allora è finito. Span id on click uguale premuto. Ok. Gli script li carica o no? Ok, script, adesso ci siamo. Ah, non mi carica il mio. Perché? Cosa ho scritto? Perché sono, diciamo, distratto, per essere gentile con me stesso,
e non ho caricato il mio script, il mio file JavaScript. Quindi c'è poco da stupirsi se non lo eseguiva. Caricare la libreria e poi caricare il mio script. Quindi stavolta funziona. Nello stesso modo di prima, chiaramente, no? Però usando la libreria jQuery. Adesso possiamo imparare a fare cose più complicate. Però io mi pongo un problema, prima di andare a fare cose più complicate. Qui sto creando, in questo codice che sono solo poche righe, sto creando una dipendenza antipatica. Perché sto, ricordiamoci il nostro modello di lavorare, model view controller. A un certo punto c'è la view che mi prepara una pagina HTML. Questa pagina HTML, quindi il compito della view è preparare la pagina HTML. Questa pagina HTML va nel browser e poi ci sarà il JavaScript che aggiunge delle funzionalità a questa pagina che prima non aveva, che in HTML non esisteva. Però io mi sto basando sul fatto che la view mi prepari l'HTML mettendomi dentro, ad esempio, i riferimenti ai gestori di evento. Quindi chi scrive la view deve sapere i nomi delle funzioni JavaScript che sono da richiamare e quando sono da richiamare. Sull'on click, sull'over, sul mouse out, sul key pressed, cosa succede se l'utente porta il cursore dentro la casella di testo e lo modifica. Normalmente si tende a separare la creazione della pagina iniziale rispetto al comportamento dinamico della pagina. Mi piacerebbe che a registrare questo gestore di evento non fosse chi mi fa l'HTML, ma fosse il codice JavaScript stesso, che quando parte, come prima cosa, si registra gli eventi che gli servono e poi li usa. Quindi se un domani ho bisogno di un evento in più o di applicarlo a un elemento diverso, non devo andare a chiedere chi aveva fatto l'HTML, me lo registro, lo aggiungo. Si può fare? Sì, certo. Tanto questo è un long click, non è altro che un attributo di un elemento. Quindi anche dinamicamente, con jQuery o a mano è uguale, o in JavaScript direttamente, posso aggiungere attributi agli elementi e tra questi posso aggiungere attributi che indicano il gestore degli eventi. Quindi non c'è nessun bisogno di indicare il gestore di evento qua. Lo farò fare al codice JavaScript quando la pagina viene caricata. Così come non c'è nessun bisogno di preimpostare questo valore a zero, ma poi perché mai zero? Ma poi perché mai lo devo preimpostare? Se lo inizierà il codice JavaScript quando parte. Semplifichiamo l'HTML, creiamo un HTML che funzioni in modo pulito anche se, come se il JavaScript non ci fosse. Poi ci pensa il JavaScript a inizializzare le proprie cose. Il problema è che il JavaScript come fa? Abbiamo detto, non è impossibile andare ad aggiungere un attributo o un click all'elemento span dopo che la pagina è stata caricata. Per farlo però devo scriverlo nel codice JavaScript. Quindi dovrò scrivere da qualche parte un'istruzione del tipo dollaro, come si chiama, lo span, che ID aveva questo signore? Comando incremento. E gli andrò ad aggiungere un attributo con un certo nome o un click e poi il valore sarà premuto. Non copiatela ancora questa riga, perché è solo un passo intermedio. Da qualche parte posso fare questo. Così come aggiungevo, modificavo gli attributi, gli altri attributi li posso fare con l'attributo on click. Poi c'è un modo di farlo in modo molto più semplice, più veloce in jQuery, quindi questo è solo il primo passo. La prima domanda che mi faccio però è, va bene messa lì quell'istruzione? No che non va bene messa lì. Perché?
perché se vado a vedere il sorgente, quell'istruzione messa lì fuori da ogni funzione, quindi direttamente nelle istruzioni eseguibili, viene eseguita qua, a questo punto, alla riga 14, quando il browser è arrivato alla riga 14. E alla riga 14 c'è il piccolo difetto che lo span id uguale comando incremento non esiste ancora. Quindi non va bene eseguirlo lì. Cioè, quella è l'istruzione che devo eseguire, ma devo ritardarne l'esecuzione fino a quando il browser non avrà finito di leggere la pagina. Allora, un modo può essere quello di definire una funzione inizializza, e inizializza di fatto consiste nel registrare questi gestori di eventi, e magari anche dire che questa casella, la inizializzo, quella casella di input la inizializzo con 0, già che ci sono, e farò in modo che questa funzione inizializza venga chiamata solo quando il documento sarà caricato. E come faccio? Mi aggancio all'evento, dov'è il body, onload uguale inizializza. Quindi ritardo di un passo. Quando dico, ok, il documento è questo, caro mio body, quando hai finito di caricarti, quindi quando arrivi al barra body, chiama la funzione inizializza. La funzione inizializza aggiungerà dei gestori di evento e dei valori iniziali al contenuto della pagina. E in questo modo il resto della pagina non sa quali sono le operazioni da fare per inizializzare gli elementi della pagina in modo che al JavaScript piacciono. È chiaro che ho fatto un passo e non ho ancora fatto quello definitivo. Allora, riproviamo a ricaricare questo, questo qui, se ricarico la pagina, continua a funzionare nello stesso modo, ma noi sappiamo che abbiamo disaccoppiato maggiormente la creazione dell'HTML dalle funzioni JavaScript che lavorano lì sopra. Manca però ancora un pezzo, nel senso che sì, non c'è più il gestore di evento dentro lo span e quindi non ci sono più i 200 gestori di eventi sparsi per la pagina, ma ce n'è comunque pur sempre uno nel body. Ma anche in questo jQuery ci aiuta, perché jQuery registra già lui automaticamente come libreria un evento sul body del documento e mi mette a disposizione, questo evento si chiama ready, mi mette a disposizione un modo per registrare una mia funzione a quegli eventi. Allora, la sintassi è sempre la stessa, dollaro qual è l'evento, punto qual è in questo caso l'evento che vogliamo registrare. In questo caso l'elemento è document e l'evento è ready. E qua, tra parentesi, ci metto il nome della funzione. Quindi qui cosa sto dicendo? Viene eseguito tutto il codice quando sono ancora nel led. Questo codice fa tre cose. Riga 1 registra un gestore ad un evento, che è l'evento ready associato all'elemento document che corrisponde all'intero body. Il document ready non è esattamente uguale al body onload, perché uno dei due aspetta che arrivino anche le immagini e l'altro no, ma per i nostri scopi è abbastanza indifferente per il momento. Poi nella riga 3 e nella riga 9 definisce due funzioni. Alla fine di tutto questo non ha fatto nulla, non ha ancora modificato nulla. Poi quando la pagina finirà di caricarsi, il browser dirà, generare evento che è finito di caricare la pagina, questo evento viene catturato dalla libreria jQuery, la quale richiama la funzione che io ho specificato come gestore dell'evento.
e quindi viene chiamata la funzione che si chiama in questo modo, cioè questa. Esegue queste due istruzioni. Queste due istruzioni non fanno altro che registrare il gestore di eventi ed inizializzare i valori nel resto della pagina. Una nota sintattica, attenzione che quando qua ho scritto lassù sulla riga 1 inizializza, non ho messo inizializza aperta tonda e chiusa tonda, ma ho messo semplicemente il nome della funzione. No? Perché tra parentesi, lì come parametro in gestore d'evento, ci vuole una funzione. Il nome della funzione, il riferimento all'oggetto funzione. Se io avessi scritto inizializza aperta e chiusa tonda, ciò che avrei fatto sarebbe stato di chiamare la funzione in quel momento e di passare al ready il risultato restituito da quella funzione, che, poverina, non restituisce niente. Quindi, quello è il nome della funzione che voglio registrare e non devo ancora chiamarla questa funzione. Quindi, parentesi quadre non ci voglio. Le parentesi tonde non ci vogliono, lassù. Allora, facendo questo, io sono riuscito effettivamente, con un passaggio in più, a buttare via da questo HTML qualunque riferimento alla logica delle funzioni JavaScript, se non semplicemente ovviamente richiamare lo script, lì non posso esimermi. E ovviamente tutto viene inizializzato, shift reload, no, non funziona, perché... Com'è? Grazie. Document. Tutto viene inizializzato in modo dinamico al caricamento della pagina. Ok? Quindi, JavaScript è sempre così. Io scrivo una cosa e devo sempre pensare di scindere il momento in cui viene eseguita la definizione della funzione, cioè quando è che ci passo da lì il codice, rispetto a quando la funzione verrà chiamata. La prima riga viene eseguita all'inizio dell'head, ma viene eseguita alla fine del body. E le altre function vengono richiamate, la prima function viene richiamata quando scatta questo evento, la seconda function viene richiamata quando scatta quest'altro evento che è stato registrato dalla funzione prima. Se dopo un po' vi vengono le vertigini, è normale. Questo codice è giusto, ma non è ottimizzato, nel senso della scrittura del codice. Ci sono un paio di trucchi sintattici che si usano sempre in JavaScript, che contribuiscono a scrivere più in fretta il codice e a renderlo più complicato da capire. Ma li impariamo perché... Allora, uno è una cosa più semplice, questo è un modo di basso livello per registrare un gestore di un evento. Nella libreria jQuery ci sono già dei metodi apposta per gestire gli eventi, quindi nella categoria eventi ho già una serie di metodi, tra cui il punto click, che passano già, servono già per agganciare un gestore di evento a un elemento. Tra l'altro ci sono anche degli eventi sintetici, nel senso che la libreria jQuery crea eventi che nel DOM non ci sono e li emula, ma questo non ci interessa. Questo vuol dire semplicemente che anziché impostare attr o un click, basta che io scriva click, col nome della funzione. Di nuovo, non metto le parentesi tonde, perché non voglio chiamare la funzione alla riga 4. Voglio registrare il nome di questa funzione come gestore dell'evento e poi verrà chiamata quando verrà chiamata. E beh, e questo è facile ancora. Il gradino dopo di complessità nasce grazie al fatto che in JavaScript le funzioni sono oggetti, vabbè, come stringhe, le stringhe sono oggetti. Allora una stringa la posso definire con new string, una funzione la posso definire come function, nome della funzione, aperta tonda. Ma le stringhe costanti le posso anche definire con una sintassi speciale, che è aperta e chiusa virgolette. In JavaScript è possibile definire
delle funzioni costanti, anonime. Cioè, quando io scrivo system.out.println, tra virgolette, tra parentesi, virgolette, ciao, sto definendo un oggetto di tipo stringa senza nome, non ha un nome di una variabile quello, però esiste come oggetto. In Java sì, lo posso anche fare per le funzioni. Quindi anziché dire, beh, al document ready chiamo una funzione che si chiama inizializza. Oh, la funzione che si chiama inizializza è questa. A cosa serve sto nome se in realtà la chiamo una volta sola sta funzione? È uno spreco di tasti e di cervello per pensare al nome. Posso benissimo dire al document.ready chiamami una funzione anonima, questa qui. Come si scrive? Si scrive document.ready e qui dentro ci devo mettere o il nome, cioè il riferimento a una funzione esistente, oppure una funzione anonima costante definita sul momento lì. Come si fa a definire una funzione lì sul momento? Scrivo function, parametri, in questo caso non ne ha, corpo. Questa è la syntax function. Se dopo la parola chiave function non metto un nome di funzione, sto definendo una funzione anonima inline, una funzione usa getta. Lì serve una funzione, ma non mi serve che quella funzione sia, abbia il nome, possa essere richiamata da altri. La definisco così, su due piedi. E come è fatta quella funzione? Vabbè, il suo body sarà qua, dentro le parentesi graffe. E cosa farà questa funzione? Beh, questa funzione fa questo, no? Sono queste due righe sotto. Non è che fa qualcosa di diverso. Quindi anziché, è uso comune, no? Spesso, anziché definirsi una funzione esplicita e poi registrarla, quando devo specificare quale funzione usare, e se queste funzioni sono brevi, tipicamente sono un'istruzione o due, non vale la pena, no? È più complicato inventarsi un nome significativo che non metterci subito le istruzioni che servono, magari con un commentino. E allora definisco una funzione anonima inline, in quel modo lì. Poi la sintassi ovviamente si incasina, perché tu hai document, aperta e chiusa tonda, ready, aperta tonda. Function, in questo caso non prende parametri, aperta e chiusa tonda. Aperta graffa, poi hai la tua funzione. Il corpo della funzione, questo qua, è dentro il body di una function che in realtà è dentro i parametri della chiusa tonda della funzione, del metodo ready. Quindi alla fine tutta sta roba qua, da qui fino a qui, viene condensato in un numero, cioè che è il riferimento alla funzione anonima. È come quando fai out.println, ciao. Quella stringa lì viene creato un oggetto, viene passato il riferimento a quell'oggetto, solo che quel riferimento non ha un nome. Qui è la stessa cosa. Solo che è più prolisso scrivere una funzione che non scrivere ciao, tra virgolette. Quindi, poi per chiudere questa parentesi, c'è una chiusa graffa che chiude la function e una chiusa tonda che chiude il ready. E poi funziona nello stesso modo. E anche per la mia funzione premuto, posso fare lo stesso giochetto. Se non voglio, posso al posto di premuto indicare una funzione aperta e chiusa tonda, aperta e chiusa graffa. E il corpo di questa funzione cosa sarà? Beh, cosa devo fare qui? Adesso le copio perché ce l'avevo già pronte queste istruzioni. E quindi di nuovo ho chiusa graffa che chiude il corpo della function e chiusa tonda che chiude il metodo click. Quindi dal punto di vista della sintassi ci vuole un po' ad abituarci a queste function definite lì, usa e getta, che non vengono, attenzione che le istruzioni 5, 6, 7, 8 non vengono eseguite dopo la 4, dopo la 5, scusate. Quando eseguo la 5 sto chiamando il metodo click e al metodo click passo un riferimento a una funzione che non viene chiamata, viene solo letta e messa da parte. Vengono lette le istruzioni e messe da parte, ma non eseguite.
Le istruzioni verranno eseguite quando poi verrà scatenato l'evento click su quello span. Allora, a quel punto verrà chiamata quella funzione, che non ha più un nome, ma esiste lo stesso. Quindi tutto questo, se noi adesso commentiamo il resto, quindi abbiamo due implementazioni diverse, equivalenti della stessa cosa. Quello usando i nomi di funzioni esplicite e quello invece definendo tutte funzioni anonime. Dove è ancora più, non dico difficile, ma bisogna fare ancora più attenzione al chiedersi sempre ogni riga quando è che viene eseguita. Perché questa riga 4 viene eseguita al document.ready, la riga 6 viene eseguita al click, che è un momento completamente diverso. Però avendo le idee chiare, tutto sommato ci riesce. Questo significa che tutto il mio file JavaScript molto spesso, dal punto di vista del linguaggio, è costituito da una sola istruzione. Questa qua che inizia dalla riga 1 e finisce dalla riga 11. A livello più esterno c'è una funzione sola, un'istruzione sola, punto e virgola. Perché tutte le altre istruzioni sono istruzioni che sono ritardate nel tempo perché fanno parte della specifica di funzioni anonime. E questo è il modo normale di scrivere in JavaScript e in jQuery in particolare. Vediamo solo che continua a funzionare, nonostante gli equilibrismi che abbiamo fatto, ma per fortuna continua a funzionare sempre nello stesso modo. È solo una riorganizzazione del codice. E questo lo vedete, tanto per aiutarci a leggere la documentazione, ogni volta che io prendo, qui dove sono, negli eventi, posso essere un evento, dove click? Click. Vedete che come sintassi lui dice accetta una funzione che è un handler, un gestore di evento. Questa funzione può essere appunto il nome di una funzione esterno, senza le parentesi tonde, oppure una funzione anonima definita qua. E negli esempi è quasi sempre usata la seconda forma, perché poi quella è anche usata molto in pratica. Quindi $target.click, function aperta graffa. E queste sono le istruzioni che verranno eseguite al click. Quindi noi possiamo scegliere, è una questione di scelta personale, di programmazione, se usare un modo oppure l'altro, però io ci sono venuto a farvi vedere questo, sia perché è più compatto, sia perché poi in giro, negli esempi, nella documentazione, trovate sempre questo. E quindi bisogna riuscire a leggerlo. Allora, con questo, armati di questi strumenti, cosa possiamo fare? Proviamo a fare qualcosa di un pochino più interessante che non incrementare un campo di una casella. Un modo molto semplice potrebbe essere le funzionalità che tipicamente si vedono, sono una è quella di far comparire e scomparire degli elementi della pagina. Quindi avete magari un form che a fianco, vediamolo dal punto di vista della pagina HTML, questo è un campo complicato e a fianco c'è un piccolo punto interrogativo, se clicchi il quale ti fa comparire un riquadro che ti spiega, no, che il significato di quel campo, no, tipo un help, un pop-up o qualcosa di questo genere. Allora come facciamo a ottenerlo? Vabbè, innanzitutto dobbiamo, nell'HTML, prevedere questo piccolo punto interrogativo su cui poter cliccare. E poi prevedere uno spazio in cui andare a mettere la spiegazione. E quindi potrebbe essere a fianco uno span class uguale help id uguale help display calc. Vado a capo così si riesce a leggere. Quindi la mia casella di input l'ho potenziata mettendoci a fianco un piccolo punto interrogativo che poi dovrò rendere cliccabile e poi uno span vuoto
gli ho dato una classe uguale help, perché poi la dovrò vestire in un certo colore, tutte queste finestrelle di aiuto, e poi gli ho dato un ID il cui nome richiama il nome della casella di input, perché poi avrò, magari, sai, avete un form complesso, avete tanti help diversi. E anche questo bottone, dicevo, lo devo rendere cliccabile, quindi come minimo devo dargli una classe che possa essere un help button. Qui ho solo messo class, okay? Non ho registrato nessun gestore di evento, non ho specificato nessuno stile CSS, però ho messo gli elementi della pagina che mi servono nella loro forma iniziale e li ho marcati con delle classi, con degli ID, in modo da poterli poi ritrovare più tardi. La pagina non è cambiata un granché, compare questo punto interrogativo in più e basta. Allora, cosa posso fare a questo punto, a fronte di questo punto interrogativo? Beh, devo renderlo cliccabile, quindi registro un evento click qua sopra, e quell'evento click rende visibile o invisibile il campo help. E quando è visibile ci scriverà qualcosa dentro. Quindi devo, a questo punto faccio tutto in JavaScript, sul document ready, sul document ready io dico registro le, come dire, la comparsa, scomparsa degli help. Quindi su tutti i bottoni, che cosa sono questi bottoni? Sono gli span con classe, come l'ho chiamata questa classe, help button, registro di un click. Registra l'evento click. Su tutti, non è un ID, è una classe. Avessi 10 elementi, me lo registra su tutte. Mi registra 10 gestori di eventi separati su ciascuno di questi. Perché questo selettore, se ce n'è uno solo, ne ritorna uno. Se ne sono 10, ne ritorna 10 e il metodo .click viene applicato a tutti e 10. No? Iterazione implicita data da jQuery. E cosa deve fare questo evento click? Deve rendere visibile l'help. E quindi sarà qualcosa del tipo: che codice devo eseguire? E lo metto qua, function anonima. Devo rendere visibile gli oggetti di classe help. Adesso provo a scrivere una cosa, poi dobbiamo correggerla. Lo span.help.show. Punto .show è un altro metodo molto usato in jQuery, c'è punto .show e punto .hide, mostra e nascondi, che di fatto modificano da sole l'attributo display. Display due punti none e display due punti line. Mostrano o non mostrano un certo elemento. E poi ci aggiungo anche un testo che è inserisci un numero. Ad esempio, questa è un'altra caratteristica della libreria jQuery: quasi sempre quando chiamo un metodo, il risultato del metodo ritorna lo stesso oggetto su cui ho chiamato il metodo, e quindi posso chiamare in cascata di nuovo un altro metodo sullo stesso oggetto, cioè praticamente scrivere .show.text sull'oggetto, in questo caso la collection di oggetti spanHelp, è la stessa cosa che scrivere $spanHelp.show, punto e virgola, altra istruzione, $spanHelp.text. Perché il metodo .show, dopo aver fatto il suo lavoro, restituisce come valore di ritorno il this, diciamo così, l'oggetto di partenza su cui è stato chiamato. E quindi è comodo fare questa concatenazione di chiamate. Beh, in realtà show, oppure in questo caso nel caso del click, lo mostra,
facciamo un passo alla volta. Quindi torno qua, ricarico la pagina, faccio clic qui e mi mostra l'help, inserisci un numero. Facciamo però attenzione che se per caso nella pagina web ci fossero due caselle di testo, due caselle di input, scusate, quindi anche la seconda, adesso la metto sotto, non si chiamasse a questo punto display calc, ma si chiamasse, che ne so, risultato. E quindi avrà un suo bottone di help e avrà uno span help risultato. Ok? Posso averne più di uno. E io posso replicare, ricarico la pagina, lo stesso lavoro su più di uno. Quindi cliccare sul primo o cliccare sul secondo. Il problema è che c'è un piccolo baco nel mio codice, perché se clicco su uno qualsiasi dei due mi fa comparire il testo a fianco di tutti. Perché? Di chi è la colpa? La colpa è questa. Spam.help mi restituisce tutti gli spam che hanno classe uguale help e me li visualizza. Io non voglio visualizzarli tutti, voglio visualizzare quello che è vicino a me. Giusto? Allora, dovrei conoscere l'ID di questo spam. E come faccio a conoscere l'ID di questo spam? Beh, perché in realtà un conto, uno è il metodo che è stato associato al click di questo punto interrogativo, l'altro è il metodo che è stato associato al click di quest'altro punto interrogativo. Sono due metodi diversi, quando ho fatto il punto click li ho registrati tutti in blocco, ma sono metodi diversi. E vengono chiamati a partire da oggetti diversi. Vengono chiamati a partire da oggetti diversi, vuol dire che l'oggetto stesso sa dove è stato chiamato e lo sa, come con la tipica programmazione oggetti, attraverso il riferimento this, che è il riferimento all'oggetto stesso di cui lui è un metodo. Lui è il metodo onClick di un oggetto oppure di un altro. Dentro l'esecuzione del metodo this fa riferimento a oggetti diversi. Quindi this punta all'oggetto DOM dell'elemento che ha causato l'evento. E quindi posso usarlo a questo punto per dire se è stato cliccato questo punto interrogativo verrà chiamato sempre quel metodo, sempre quella funzione anonima, con this uguale a questo span qui, perché l'evento l'ho registrato sullo span, all'oggetto DOM relativo a questo span. E a questo punto basta che io vada a prendere lo span immediatamente successivo. Quindi mi navigo il DOM partendo da questo elemento, cercando un altro span class uguale help, ma non su tutto il documento, ma solo vicino a questo signore. Cioè come figlio dello stesso padre, ad esempio. Quindi devo ragionare un po' sull'albero del documento. Se parto da questo, ovviamente cerco il figlio span con class uguale help, figlio del padre di questo, il padre di questo è sempre è questo P questa volta, quindi troverà quest'altro. Quindi a volte non ho, dicevamo, JavaScript significa trova l'elemento e facci qualcosa. A volte trovare l'elemento non è banalissimo quando non ce n'è uno solo nella pagina e quindi l'elemento che devi trovare è legato in qualche modo a quello che hai, ma non esattamente quello che hai. Ma questo lo possiamo fare aiutandoci, ad esempio, con i metodi di navigazione di jQuery. Come ad esempio c'è un metodo parent che da un nodo mi dà il padre o i padri. E una volta che ho i padri posso cercare tutti i figli che hanno un certo selettore CSS col metodo find.
Il metodo find è un po' quello che fa il metodo jQuery, dollaro selettore cerca, con la differenza che il metodo dollaro selettore cerca a partire dalla radice del documento. Il metodo find cerca a partire dal sottoalbero che parte da un certo elemento. Quindi noi faremo qualcosa del tipo this.parent.find span.help. Cioè parto dall'oggetto che ha generato l'evento, vado al padre che sarà il paragrafo che lo contiene e poi da lì cerco qual è lo span.help che è contenuto all'interno del padre dell'elemento corrente, no? Ginnastica di questo genere. Questo non va ancora bene scritto così, perché this è un oggetto di tipo DOM, è un oggetto nativo JavaScript. Io ho bisogno di un oggetto jQuery, perché l'oggetto jQuery ha il metodo.parent. L'oggetto DOM ce l'ha, ma ce l'ha più complicato. Allora, c'è un modo per convertire un qualunque riferimento a un oggetto DOM in un oggetto jQuery corrispondente che punta a quello, semplicemente chiamando la funzione jQuery su di lui. Così. Quindi, mentre this è l'oggetto DOM che ha causato l'evento, $this è l'oggetto jQuery che corrisponde a this. No? Io a volte, così, come battuta, dico che fare questo $this significa dare superpotere all'elemento this. Cioè, fa quello che faceva prima come elemento DOM, ma in più si prende tutte le funzionalità di jQuery in più. No? Le prime volte capisco che possiate essere sconcertati, perché è un modo nuovo di affrontare le cose, ma poi alla fine con gli esempi, no, le cose, il metodo di lavoro si ripete un po'. Adesso cercando di toccare un po' i vari temi. E quindi questo lo posso fare, su questo posso fare show text. Vengono fuori delle catene lunghe, eh? Qui sono dentro un gestore di un click. This è l'elemento che ha causato il click. $this è il jQuery di quell'elemento. Punto parent è il P che lo contiene. Punto find è l'help e poi lo mostro, lo span di tipo help, poi lo mostro e aggiungo il testo. Se va bene, funziona, se no lo debughiamo. Clicco qua, compare qui, clicco lì, compare là. Questa volta compare solo quello giusto. È vero che qui dipende dal fatto di sapere che lo span che cerco è un fratello dello span che mi ha generato l'evento. Un minimo di conoscenza della pagina devo avere. Ci sarebbe anche un altro modo, no, di sapere la conoscenza della pagina, quello di andare a vedere il nome di questo ID e avere la convenzione che l'help è veramente sempre help concatenato al nome dell'ID, quindi andare a interrogare l'attributo dell'input e usarlo come ID dello span da cercare, ma in ogni caso qualche ipotesi dobbiamo fare. E cosa capita se, vabbè, fin qua, diciamo così, funziona. Questo qua è estremamente denso come codice, perché in realtà in una riga sola stiamo registrando una batteria di storie di eventi, ciascuno dei quali è in grado di capire dove è stato chiamato e quindi agire su una parte diversa di pagina. Se l'avessimo fatto in JavaScript avremmo dovuto scrivere nell'HTML qua onClick uguale funzione 1, sotto onClick uguale funzione 2, cioè due funzioni diverse perché devono fare cose leggermente diverse, oppure la stessa funzione a cui passavo un parametro e questo parametro doveva essere l'ID dello span in cui aggiungere il testo di aiuto, e questo diventava pesante. Adesso manca ancora un pezzo a cui normalmente siamo abituati, che quando vengono delle caselle di aiuto, se ci riclicco sopra poi scompare.
Quindi devo giocare ridefinendo questo, cioè questo click, adesso farò show incondizionatamente. In realtà dovrebbe andarsi a vedere, è visibile o no? Allora mostralo oppure nascondilo. Allora andiamo a vedere cosa si può fare. Così quando mi dice, cerchiamo hide. Hide me lo nasconde. Io sono sicuro che c'è una funzione che mi dice se è visibile o no, dovrebbe essere nelle... Vediamo un po', categorie, effetti, effetti di base, eccolo qua. I show toggle, c'è un visible, no, non mi ricordo. Non me lo ricordo. Toggle potrebbe essere quello che fa nel nostro caso, che mostra o nasconde. La funzione toggle, se è nascosto lo mostra, se è visualizzato lo nasconde. Quindi in realtà noi potremmo semplicemente, anziché fare show, fare un toggle. E quindi ogni volta che lo premo viene chiamato il gestore di eventi e modifica lo stato di visibilità. Clicco, riclicco, 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 eccetera. Ogni volta che clicco lo cambia. In realtà viene perso un primo click, il primo in assoluto viene perso perché questi elementi nascono visibili. Visibili ma vuoti, lo span nasce visibile ma vuoto. Per cui la prima volta che ci clicco sopra il toggle lo rende invisibile, lo riempie e lo rende invisibile. E poi ci riclicco sopra e lo rende visibile di nuovo. Quindi la cosa più pulita sarebbe ricordarci che nel momento, sempre quando inizializziamo questo, tutti questi help rendiamoli invisibili. Inizialmente li rendiamo invisibili. E questo mi permetterebbe eventualmente di mettergli già un testo dentro a tutti all'inizio, senza doverlo mettere ogni volta. Quindi attenzione alla differenza tra la riga 17 e la riga 20. La riga 20 viene eseguita subito, subito, ossia al document.ready. La riga 17 viene eseguita al click. Quindi nella riga 20 sto impostando lo stato iniziale di questi help. Il stato iniziale è nascosto con questo testo già presente. Alla riga 17 sto dicendo che cosa succede quando clicco non tanto su quell'elemento ma su un altro imparentato. E quindi adesso funziona meglio, no? Come ci aspettavamo. Ma questa è la funzione di base. Adesso questo è brutto da vedere. Ovviamente quella cosa lì, inserisci un numero, dovrà avere un background, dovrà avere un bordino, ma questo è tutto CSS che possiamo usare per renderlo visivamente, no? Che si capisca che quello è un aiuto, e così come qui cambiamo la forma del cursore, lo rendiamo un link, eccetera, no, per il punto interrogativo, ma questo è questione di stili. Tanto abbiamo i CSS che indicano, identificano ciascuno di questi elementi con le classi opportune, quindi è un lavoro puramente di CSS. Che facciamo poi con calma, non adesso. La volta prossima impariamo, questa è una funzione di base, la volta prossima impariamo a usare jQuery non solamente per fare questi effetti qua semplici, ma anche e soprattutto per gestire poi i form, quindi la validazione dei form, che è poi la funzione più importante, no, che dobbiamo fare sempre, e in cui jQuery di nuovo ci aiuta moltissimo. Adesso ci interrompiamo e meditiamo già su questo codice che, come dicevo, sono poche righe ma sono molto molto dense.